Grazie alla collaborazione col gruppo folclorico La Muffrina durante gli anni della scuola primaria, abbiamo imparato a conoscere i balli tradizionali della nostra terra, la Garfagnana. In questo anno scolastico abbiamo esteso la nostra ricerca ai giochi di una volta, affinché non vengano dimenticati. Abbiamo intervistato nonni e bisnonni, abbiamo messo in pratica i loro giochi e, cosa molto importante, ci siamo divertiti. Che noia! Oggi piove! Che facciamo? Perché non ci raccontate la storia? Sì, dai! Capita! Beh, ora vi raccontiamo cosa facevamo noi alla vostra età. Spesso dovevamo lavorare per dare una mano ai nostri genitori. Ma quando avevamo un po' di tempo libero, ci divertivamo e non ci annoiavamo mai. Dai, racconta! Sì, dai, racconta! Beh, un gioco che mi viene in mente è il Bell'Anello, lo conoscete? No, racconta! È il gioco ideale per un giorno. Come si fa? Ci si metteva tutti a sedere, i gomiti appoggiati sulle ginocchia e le mani accoppiate in modo che non si potesse capire cosa nascondevano dentro. Uno di noi, scelto in precedenza con la conta, nascondeva fra le sue mani accoppiate un anello, poi introduceva le mani attraverso una piccola apertura che si creava spingendo dolcemente nelle mani accoppiate dei compagni. Con molta lentezza e garbo, fingendo sempre di far cadere l'anello, finito il giro faceva vedere che l'anello non c'era più nelle sue mani e chiedeva ad un compagno: «Anello,
Bell'anello, chi ha il bell'anello? Quello rispondeva indicando chi, secondo lui, lo aveva. Colui che veniva indicato apriva le mani. Se c'era, l'anello lo consegnava a chi aveva indovinato, che si alzava e diventava il nuovo conduttore del gioco. Se l'anello non c'era, continuò a fare la domanda ad un altro e ad un altro ancora, finché non veniva trovato chi nascondeva l'anello. Se si trovava soltanto quando era rimasto un solo concorrente, quello con l'anello, il gioco finiva e conduceva di nuovo lo stesso giocatore. Beh, un altro gioco che ricordo molto bene, lo facevamo tutti i giorni, era sassetti. Noi ragazzi eravamo molto allenate, avevamo le mani piene di limiti, proprio a causa di questo gioco. Ma i maschi lo giocavano e al gioco i sassetti li giocavano quasi per le ragazze. Che bello questo gioco, mi insegni anche a me per favore. Certo, dai, prova. È questione di allenamento. Ci dovresti provare tantissime volte per impararlo. Le prime volte è un po' difficile. Poi prima ne prendi uno e ne lanci uno e poi prendi l'altro. Ne prendi uno per terra. E poi piano piano. Come si deve fare così? Ti faccio vedere? Sì. Le prime volte fai così, poi dopo c'è diversi step che sono sempre più difficili. Il secondo è così. Adesso vuoi provare te? La prima volta ne devi prendere uno. Non è difficile. No. Dai, piano piano ce la farai. C'era un gioco che a me piaceva tantissimo, era Mosca Cieca. Un ragazzo viene vendato e fatto girare su se stesso e quindi deve cercare di acchiappare i compagni che scherzano e lo prendono in giro. Quando riesce a toccare tutti i compagni in un tempo stabilito ha vinto. Se invece non riesce a prendere tutti i compagni è costretto a rimanere vendato. Vai. Dopo tre volte deve fare la penitenza. Sì, anche noi giocavamo insieme. Un altro gioco, nonno? Vediamo un po'. Ah, ecco, i giochi che si facevano nel periodo pasquale. Cioè? Questi giochi vi sto per raccontare si facevano nei giorni che precedevano la Pasqua. Uno è il gioco. Durava tutto il periodo della Quaresima e partecipavano i ragazzi del paese che dovevano mostrare sempre ad ogni richiesta dell'avversario quando pronunciava la frase il mi verde un ametto di bussolo. Se non ce l'aveva era escluso dal gioco. La mattina di Pasqua, chi per primo riusciva a fare la fatidica richiesta il mi verde riceveva un ovo di Pasqua. Poi c'erano i giochi con le uova. Uno si chiamava rotolino. Si prendeva una tavola, si metteva con una certa inclinazione e,
Ogni concorrente faceva rotolare un nuovo ben sodo, lessato per 3 credi, cioè 3 volte quella preghiera. Chi riusciva a far andare più lontano il suo uovo, vinceva. Ho fatto un uovo. È quello che è arrivato più avanti. Sì, ha avuto un uovo. Sei un genio! L'altra era la corsa con l'uovo. Parecchi bambini si disponevano tutti su una linea di partenza, tenendo in bocca un cucchiaio dalla parte del manico. Su ogni cucchiaio veniva posto un uovo, meglio se sodo, che i bambini, correndo o camminando, non dovevano far cadere. Vinceva chi arrivava al traguardo con l'uovo sul cucchiaio. Proprio. Come lo faccio così? È cascato l'uovo! Aspetta, è cascato l'uovo! Verde! Ma lo fa grande, porca palestra, dai, andala. Ha cascato l'uovo, ha cascato, forse nell'erba non si è rotto. Io non faccio la scavola all'erba. Allora, tutti in fila. Tutti uovo in bocca. Aspetta, aspetta. Uovo in bocca. Uovo in bocca. Allora, il Paolo giustamente è già in questa posizione, come mai? Perché decidiamo tutti col piede avanti. Sì, uno prende tutti. Ti sei un po' avanti. Io No. Che fai? Ti prendo. Madonna. Grazie. Grazie. Oh, niente, si appiatta e non si rompe. È già rotto. Ah, pronti? No, no, da suare! No, non c'è un po'. Scherziamo, io. Ma io sbavo! Uno, due, che tensione. Tre, via! No, no, no. Ma che bello! Dai, che bello, ha preso in mano! Anch'io! Anch'io!
proposito di corsa, mi viene in mente la corsa nei sacchi. Che risate e che curate! Quante volte sono cascata dentro quel sacco? Beh, io non vincevo mai. E a volte ci rimane a noi anche quelli più grandi. E quell'altro, oddio, come si chiama? Mi viene in mente che ci si metteva tutti in cerchio e poi ci si teneva per mano e uno doveva rimanere fuori a dare uno sculaccione. Ah, ecco come si chiama. Sculaccione. Era anche un modo per fare la corte alle ragazze. Sì, insomma, per far vedere che gli interessava. Vai, inizia a contare. Amravati, 5 o 4, ci mette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarava, cicci, cocco. Ah, il primo è Paolo, gira, vai di là. Ma era la Gaia. Ah, scusa, vai al posto dell'altra. Ora il secondo, vai. Amravati, 5 o 4, ci mette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarava, cicci, cocco. Oh, a me mai. Vai senza spingere il vicino, muoviti che ve la. Ambarava, cicci, cocco, ci mette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarava, cicci, cocco. Boom. Ambrava, cicci, cocco, ci mette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarava, cicci, cocco. Pronti? Allora, dobbiamo mangiare quello davanti a noi. La... Lei perfetto. Perfetto. Ottimo. Bravissimi. Proviamo gli ultimi 5. Io. Fermi. Ultimi 5. No, dai. Io provo. Tieni. Qua. Mettetevi in fila. Tutti avete una noce? Io ne ho. Io non ho mai provato. Io non ho mai provato. Vieni Elisa. Prof, Eli non hai provato ora. Quindi, prof, la mia è mezza rotta. Poi c'erano giochi con le noci. Castelletto, si formavano delle piccole piramidi di noci. Tre alla base e una sopra, con una noce bella grossa, il borchio. Si mirava al castelletto per abbatterlo. Chi ci riusciva a vinceva tutte le noci. E il castelletto che deve vincere. Ora mi viene in mente quattro cantoni. Lo conoscete? Al gioco potevano partecipare solo 5 bambini. 4 si mettevano agli angoli, a
i cantoni appunto, di una stanza oppure di uno spazio disegnato in terra. Mentre il quinto rimaneva al centro, i quattro che stavano agli angoli, svelti, si scambiavano il posto tra loro, mentre il quinto che stava al centro era sempre pronto ad occupare il posto che temporaneamente rimaneva libero. Se ci riusciva guadagnava un punto e al posto al centro andava il giocatore che aveva perso il posto. La partita finiva al raggiungimento di 5 punti. C'era picchietto, un gioco da maschi che lotte, si battevano le monetine contro una pietra di muro e la monetina che, rimbalzando, andava più lontano dal muro stesso, vinceva. Non eseguiva tutti i movimenti correttamente oppure non afferrava la palla, perdeva e doveva dare la palla ad un altro compagno. Quante volte ha sentito questa filastrocca? A voi, anche vedi? Vedo. Vedi dai tuoi occhi, dai. Vai. Numero 7. Poi c'era rubabandiera. Il gioco si svolgeva tra due squadre composte dallo stesso numero di giocatori. Con la conta si trovavano i due capi squadra che poi sceglievano i componenti delle squadre. Un giocatore scelto in precedenza teneva in mano un fazzoletto e si poneva fra le due squadre con il braccio teso. Si procedeva poi a fare gli accoppiamenti assegnando un numero ad ogni coppia di giocatori. Si divideva uno spazio in due parti, un'area per ogni squadra, e la partita si concludeva quando una squadra aveva raggiunto il punteggio stabilito.
Numero 6. Oltrepassato, mi sembrava che l'avesse oltrepassato. No, ho fatto sì. Ah, boh, lo devi dire. A me sembra che avesse messo il piede qui. Eh sì, va, sì, vai. Numero 3. Dai, vai! Una sfida sulla dai, vai! Adesso! Io l'ho pigliato, Grazie! Prof, il Marco. Un altro gioco che mi piaceva tanto era un 2-3 stella, sapete, quello che uno contro il muro e i compagni dietro si possono muovere soltanto quando lui non li vede. Che fai Marco? Dai. Ma Rielio non era eliminato? Rielio non era eliminato. No, non si elimina mai in questo gioco. Tutti! Se ne ha anche girato! Tutti! E tutti! Ma mi sono neanche girato, Un 2-3 stella! Rielli! Elena, no! Lì tanti! Orielli, qui, qua giù, Perché non gioco? Un 2-3 stella! Che va bene! E poi facevano un po', ci si faceva anche dei giocattoli da soli. Ora mi viene in mente la fionda. Tutti sapete cos'è la fionda, vero? Sì! È una specie di piccola arma per tirare sassi e a volte si faceva anche delle vere e proprie gare, tipo di colpire il bersaglio, ad esempio si usava una pila di barattoli, e altre volte facevamo anche delle vere e proprie birichinate. Cioè? Cosa facevate? Tiravamo ai nidi di uccelli, a povere lucertole, gli innocenti passerotti, e poi rompevano anche i vetri delle finestre casa abbandonate. E poi però quando i nostri genitori lo venivano a sapere, altro che sgridata, ci sequestravano anche la fionda e si doveva costruire un'altra. Ma come facevate a costruire una fionda? Si giocava a rametta a forcella di legno duro, ad esempio molto adatto al frassino. Lo tagliavamo con un coltellino, poi lo ripulivamo ben bene dandogli la forma Y e togliendogli la corteccia. Cercavamo di farlo diventare il più bello di tutti. Ci procuravamo poi la camera d'aria forata e inutilizzata di una bicicletta e con le forbici la tagliavamo a strisce di circa 15 cm. Legavamo con lo spago una delle estremità della striscia da un lato della forcella, poi l'altra estremità al secondo lato. Mettevamo poi un pezzo di cuoio opportunamente forato con le forbici al centro dell'elastico. Serviva da punto d'appoggio per il proiettile. Ecco la fonda e più. Ad esempio, il gioco col file.
anche i maschi giocavano con le femmine, ma le femmine erano più brave. Allora si giocava a coppia e si cercava un filo abbastanza lungo, non so, tipo una serrana oppure quelli che ci lavoravano la mamma e la nonna. E facevamo un nodo per chiuderlo a mo' di cerchio. E poi, oddio, è difficile spiegare. Ora proviamo, non so se non ricordo. È difficile. Passeggiata.